procura di Mantova ha emesso il dispositivo di sequestro preventivo della OCIS di Ostiglia. Richiesta d'urgenza firmata dal sostituto procuratore Silvia Bertuzzi, sospendendo di fatto lo sfratto e mantenendo così la produzione attiva. La svolta arriva da Via Poma dopo che l'ufficiale giudiziario aveva fatto tappa a Ostiglia e concesso in mattinata 6 giorni di proroga per non ledere il diritto di sciopero. La disposizione della procura stabilizza la precarietà che rischia di costare commesse milionarie alla ditta di Ostiglia impantanate in una intricata ragnatela legale. L'OCE dichiara che ci sono ipotetiche commesse, perché è chiaro che queste devono essere confermate, perché se sei in una situazione di precarietà ci sono prospettive fino a giugno. La politica questa mattina chiedeva tempo per fare la dovuta chiarezza. Abbiamo chiesto che lo sfratto venga posticipato in modo da avere la possibilità anche di fare delle analisi tecniche, se c'è la possibilità ancora di verificare alcune cose. Irresponsabilità sociale dell'impresa porta le aziende a vivere momenti di crisi. Io appoggerò l'iniziativa ovviamente dei sindacati, ma anche quella dell'amministrazione comunale. E nel frattempo parte una nuova azione legale, la terza, attraverso la quale la OCIS chiederà i danni. Stiamo esaminando la possibilità di presentare anche un'azione civile immediata. Quindi nel giro di qualche giorno, presumo lunedì o martedì, sarà depositata in tribunale. E dall'amministrazione comunale di Ostiglia filtra soddisfazione per il risultato raggiunto sul fronte OCIS con la disposizione della procura.